Ciao anime belle, allora questo è il lotto numero 5 che riguarda esclusivamente timbri, 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 timbri. Allora iniziamo con diciamo i due principali, queste sono due scatole incadincato praticamente con le istruzioni, eccole qua, queste sono le istruzioni. In che cosa consiste questo sistema? Questo sistema presuppone una ruota, in questo caso e qui un quadratino in cui agganciare praticamente questa base che serve, c'è cioè un'altra che naturalmente è sempre lo stesso lotto che ora proveremo, che è diciamo la base su cui si pongono i timbri. Praticamente questa è la ruota con la gomma per cui rimane ferma in un posto e vi spiego semplicemente qual è il sistema. Praticamente con questo sistema voi timbrate in maniera geometrica sempre allo stesso punto mettendo qui il vostro timbro e modificando di volta in volta la posizione, semicerchi e cerchi, vi permette di fare tipo una specie di mandala di figure geometriche che si ripetono. È un sistema molto carino che serve per fare insomma anche io l'ho usato qualche volta per fare delle carte particolari per proprio fare diciamo delle decorazioni geometriche che si ripetevano. Questo naturalmente l'ho aperto, però guardate, alcuni timbri proprio non l'ho mai usati, mai neanche provati, solo aperto la confezione. Però ecco, queste le istruzioni le metterò dentro, va bene qua. Le istruzioni, ecco, ve le faccio vedere, vi dice come posizionare i timbri, come utilizzarli al meglio, con tutte le prove e vediamo un po' se riusciamo a vedere se c'è tutto, tanto l'altro sarà uguale. Vi fa vedere un po' che a seconda che voi mettiate un timbro in un verso o nell'altro avrete disegni diversi, opposti, più stretti, più radi, e quindi potreste fare anche una figura, per esempio qui fa vedere il tutù di una ballerina o un pavone, cioè alla fine, o tartarughe con semplici mandala praticamente. Alla fine è un sistema che vi permette di fare tantissime cose. Io l'ho usato pochissimo, soltanto penso per fare della carta decorata, però non tutti i timbri ho usato, soltanto alcuni, e quindi è praticamente anche questo nuovo. Ora vi faccio vedere, questo è uno che ha la ruota e questo è quello che ha il quadrato, ma sempre lo stesso sistema, ha la base, il quadrato, questi lo sono un po' di più geometrici, e qui permette di non avere di avere sempre un cerchio, però fatto in un'altra maniera, e qui avete sempre le vostre istruzioni che vi spiegano insomma passo passo come posizionare i timbri e avere insomma delle decorazioni geometriche che si ripetono, e fa vedere anche a metà o fatte in questo modo, insomma potete utilizzarlo veramente in tantissimi tantissimi modi. Allora, io non sono riuscita a trovare in Italia i prezzi di questi due set da 7 pezzi ciascuno, non l'ho trovati, quindi ho fatto un prezzo ad occhio neutro. Ho trovato in Italia la confezione un po' più grande che costa sui 35 euro, ma ha più pezzi, e dunque questo io diciamo lo fisserei a 10 euro ogni pezzo, diciamo 10 euro per questo quadrato e questo con la sfera, a cui poi si abbinano una serie di timbri di cui alcuni proprio come questi mai utilizzati, e ce n'ho uno, due, 3, 4 e 5. Guardate, questo è bellissimo, tipo carte. Praticamente di questi ho trovato dei prezzi, stanno su per giù sui mi sembra su 6 euro, quindi mettendo la metà sempre 3, e dunque 3, io questi lascio i prezzi 3, 3 e 3. Allora, praticamente questo l'ho usato, me lo ricordo, proprio per fare la carta, ed è tipo un fatti gioco di carte. Questo invece ha dei decori un po' molto particolari, con dei disegni molto floreali e molto ricchi. Questo invece, questo proprio mi sembra proprio, non l'ho mai usato, infatti hanno pochissimo colore, cioè, probabilmente l'ho soltanto usato per prova, e hanno, anche questo si può sempre usare con il sistema, hanno delle foglie, questi sono geometrici e sono 4 pezzi. La marca è Kasatsez praticamente, e poi questi, oddio, questi non me lo ricordo, infatti sono nuovi, non
non l'ho mai utilizzati. E quindi sono i due sistemi e 1, 2, 3, 4, 5, poi vi aggiungo questo perché comunque fa parte del set, 2, 3, 4 e 5 con questo set in più. Poi, allora, poi in questo caso poi abbiamo sempre dei timbri, questa volta sono dei timbri con la base in resina, sono di tipo geometrico, sono molto carini. Sono questi qua quadrati, guardate, io non l'ho mai usato, c'è anche ancora l'adesivo dietro perché non ho, come l'ho comprati, ecco, infatti sono tutti puliti, guardate, non l'ho mai usati. Ecco qua, vi faccio vedere che sono ancora con l'etichetta, sono geometrici, quindi sì, potete sempre ripresentare lo stesso decoro su carta, su soggetti, insomma. E vi permette di fare insomma dei bordi sempre ripetendo lo stesso disegno. A questi si aggiungono sempre questi in resina però con le scritte. Allora c'è un love nuovo, guardate, c'è un good luck, buona fortuna, poi c'è my friend, sempre nuovo, e c'è miss you, mi manchi, e sempre nuovo, e poi gli ultimi quattro piccolini che sono fiorellini, roselline, sempre tondi. Allora praticamente questi non ho trovato il prezzo, non me lo ricordo proprio e non, alcuni non l'ho mai usati, quindi io come prezzo indicativo ho considerato 50 centesimi l'uno, per cui tutti insieme questi vengono 8 euro, forse meno di questo non mi è possibile fare. Poi ricapitoliamo e consideriamo anche altri timbri. Questi sono timbri di gomma grossi con immagini floreali e come vedete sono quasi nuovi. Non l'ho mai usati, per cui sono 1, 2, 3 e 4. 4 di questi grandi, guardate, allora, mettiamo così, questo abbiamo dato un prezzo, 1, 2, 3 e 4. Questi 4 grandi, sempre di gomma, e poi c'è un Babbo Natale, e poi ce ne sono alcuni più piccoli. Allora, li metto tutti in avanti, allora, questo Thinking of You. Poi c'è un gatto, questi anche io boh, non ho mai usato, questo infatti è nuovo. Poi c'è questo grande con una piume di pavone, mettiamo così. Poi c'è My All Your Weeds Be Wild Flowers, che è una scritta nuova. Poi gatto, sempre un gatto. Un gatto, anche questi, cioè praticamente quasi nuovi. Un gatto che si appende al cuoricino, questo gattino, sempre su tutti i gatti, un altro gatto piccolo, poi gatto piccolo, un'altra scritta thanks, vediamo qua, simile, una rosellina, questi sono due gatti che si rincorrono, una lisca di pesce, questa è carinissima, e poi c'è questo. E vabbè, c'è questo che faceva parte di un'altra collezione, ma lo inseriamo. E quindi siamo arrivati con questi pezzi già apprezzati a circa, quanto abbiamo detto, 10, 20, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 40, 43. Allora, considerando tutti questi timbri, che molti sono di marca, e anche l'ottimo prezzo che ho fatto su quelli di resina e questi di gomma, arriverei a 50 euro tonde tonde, a cui si aggiungono poi le spese di spedizione. E in omaggio ci sono delle tesserine sempre per piccoli timbri. Sono incellofonate queste, sono delle piccole cose che si possono usare per metterci dei piccoli timbri. E questo è l'omaggio, insieme a questo, sempre anche questo omaggio. E con questo abbiamo finito anche questo lotto. Grazie per avermi seguito, al prossimo. Ciao!